Trevelini, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim. Io sono l'Arax di Cormaris e praticamente siamo quasi arrivati alle ruine di Bathalf per la missione della Forgia dell'Eterio, quindi nel vortice del tempo. Ma in tutto questo, forse l'avete già capito, mentre camminavo per questo, io voglio sempre camminare e evitare di usare il teletrasporto rapido. Abbiamo trovato quella che potremmo definire la Chi è che tu è? quintessenza di Skyrim, o comunque degli Elder Scrolls, Il Mike padre di il Maik si Bugiardo. chiamava Maik, così come il padre di Maik, se non altro così dice suo padre. PS, lui lo incontriamo in tutti gli Elder Scrolls, perlomeno di quelli che ho giocato io, quindi da Morrowind in su. E sì, quindi lo troviamo in Morrowind, in Oblivion e ora anche in Skyrim. Ma questo giustificherebbe perché lo troviamo in tutte le cose, praticamente Mike è un'eredità. Abbiamo il Maik di Morrowind che ha avuto un figlio che l'ha chiamato Maik ed è andato a Cirodir, quindi Oblivion, che a sua volta ha avuto un altro figlio che si chiama sempre Maik che è andato a Skyrim. Maik ti augura buona fortuna. Maik Ok. sa molto e dice un po'. Maik sa molte cose che gli altri non sanno. Sì, ma Maik poi. Maik è stanco ora. Va a infastidire qualcun altro. Maik non ha nulla da dire. No, dai, che Maik non ha tristezza. nulla da dire. Pensavo che mi diceva qualcosa di veramente interessante. Whatever you say, Che mi speak to dici? me. Talking to Maik wears him out. I am glad I do not suffer from the same Vero, vero, affliction. vero, vero. Tra l'altro apprezzabile che Inigo, come vedete, è sempre contestualizzato in ogni cosa, anche laddove incontriamo Maika, ha qualcosa da dire il nostro Inigo. Let's leave this fever to his madness before it rubs off on us. È esagerato, esagerato. A parte Let us go. questo, If you need anything else, just ask. direi che possiamo continuare. I Perché? hope the sun is taking a well-earned rest. It must be tiring being so bright all the time. Ho paura che a un certo punto Maite ci rubava il coso, il I am cavallo. here for you. In realtà potresti ritornare a cavallo, però vabbè. Tra Ok. l'altro possiamo avanzare di livello, lo facciamo immediatamente, mi dai salute, iniziamo anche a tirare su salute, andiamo su incantamento come sempre, riflessione, recupero, evocazione, incantamento, abbiamo passato, l'incantamento è di qui, eccolo. E grazie a Dio possiamo andare su incantatore corporeo, che è tanta tanta roba, e forse possiamo anche iniziare direttamente a incantare, anche perché prossimo incantamento richiede 100 e di fatto possiamo applicare due incantesimi, però per il momento possiamo almeno iniziare a dare quelli base all'armatura. Non lo so, comunque me la devo studiare bene a tavolino, anzi se avete Let us consigli get su back to come it. incantare l'armatura, ben venga. Quindi signori, ci rivediamo alla rovina. Oddio. Perché io appena inizio un video deve succedere tutto, letteralmente tutto, non è che dici, boh, porco Giuda, una cosa da niente, no? Un fottutissimo drago, vabbè, mi sembra Comincia a correre, così giusto, posso pugnalarti alla schiena. normale. Carla è pure comparsa lì. Bene, signori, Dragon, diamoci you alla will be caccia just dei as draghi. impressive dead. Più che altro mi dà fastidio quando spawno i draghi perché potrebbero uccidermi ogni cosa che si trova nei paraggi. Questo potrebbe infastidirmi. Più che altro perché non voglio poi andarmi a trovare a caso di morti. Guardate in modo dove cazzo devo andare a raccattare sto drago di merda. Posso avere un episodio normale, non dove devo andare in giro a raccattare dei fottissimi draghi del cazzo. Ah. Che ne dici? Allora, ogni cosa che tu possa fare io ne so di meno. Resistenza al fuoco 100%, mi spiace, mi fai malapena qualche dannetto. Oddio, si rifiuta proprio, eh? Lì. Serio. Rimanici. Fottiti, va. Io ho già fatto abbastanza. Andiamocene. Allora, mia cara Carla, io spero che tu hai ammazzato tutti i banditi. No, perché poi la chiamo Carlaia, che non è nemmeno Carlaia.
tutto così squisitamente buggato. Che bello, eh? Nemici nel vicinanza. No, è bugia, se ne sono andati nemici. Oh, che bello. Ce l'hai fatta e hai portato i frammenti. Yay! Guarda questo congegno. Gli ingranaggi al centro sono della dimensione giusta. Prova a mettere i frammenti e vediamo cosa succede. Dio drago del cazzo. Allora, tu è che vuoi proprio morire? Ti ho anche ficcato una freccia nell'occhio. Affrontami corpo a corpo, è inutile. Non mi fai nessuna forma, nessun danno. Spero di fargli più danno possibile per evitare prima che si morda di nuovo. Oh, perfetto. Spalmati sul terreno, evapora. Grazie. Molto più facile di quello che sembrava. Ti prendo le cose, però ti lascio le ossa e le scaglie, più che altro perché se ora dobbiamo fare la missione preferisco attendere. Nel mentre, ritornando a noi, speriamo che questo episodio sia bello pieno di lore e non sia una roba fatta letteralmente a cazzo di cane. Hai detto che i frammenti si adattano. Wipe that dragon sword off your face and let's get moving. Uno, due, tre e quattro. Cosa? Proviamo a estrarlo. Ok. Ma cosa? Indietro, presto. Inigo, ti consiglierei di levarti da lì, eh? Ok. Ok. È tutto vero. Coraggio. Andiamo a controllare. Ma sei scema, cazzo? Hai appena visto una colonna di pietra che ti spunta dal terreno. Cosa cazzo ti faccia pensare che sia una cosa intelligente e sana? Ma noi lo facciamo comunque. Scendiamo alla forgia dell'Eterio e vediamo un po' cosa ci succede qui. Sotto. Ci è voluto più del solito. Quanto siamo scesi? Non ne ho idea, però credo tanto. Cos'è? Che te ne fai di tutto questo? Fatico a crederci. Abbiamo trovato la forgia. Finalmente. Cosa ne pensi di questo posto? È molto antica, non credi? Boh, a me sembra una comune rovina. Perfino per essere nanica. Sono millenni che nessuno viene qui. Ok, parliamo di casa, chiaramente. Con un fantasma tu parli something di casa. Troubling you? Non hai idee particolari. Va bene. If you need anything else, just ask. Qui c'è qualcosa, dai, è abbastanza scontato nascondermi le robe di qui. Però vedete, qui mi manca un po' di appiglio. Cioè, io vi giuro, ragazzi, vorrei fare della lore. Però se, tipo, nello scorso episodio, per quanto provavo a estrarre lore, diciamocelo sinceramente, era un comunissimo tumulo Dwemer. Dwemer, un comunissimo tumulo Nord. Qui voglio estrarre lore. Però non è un comunissima rovina, 2M. Quantomeno sanno accendere in automatico le cose. Cos'è? Tu non mi dici nulla, Inigo, hai qualche commento? I am here for you. No. What's perfetto. Next? Accenditi. This expedition is interesting. Concordo, mio piccolo Inigo. Questo potrebbe essere veramente interessante come cosa. Solo perché si accendono da soli, non è nulla di straordinario, fida. Wow, look at this, Mr. Dragonfly. Oh, sì, ok, credo che sarà molto più lungo di quello you che sembra. To talk? Decisamente molto più lungo di quello next? Che sembra. You, di qui abbiamo qualcosa di interesting, sperando che venendo da questa parte non attiriamo magari qualche meccanismo Dwemer sepolto, dormiente, pronto a farci il culo, anche se... Mi scommetto quello che volete, qui ci saranno persone pronte a farci il culo. A pensarci bene, nessuno è più stato qui da migliaia di anni. Quindi? L'hai già detto prima, tesoro. E questa dovrebbe essere quindi la famosa forgia dell'Eterio. Anche se qui la domanda è... Politicamente, chi amministrava questa roba? Cioè, nel senso... Chi c'era a... sistemare
Cioè, chi era il comandante della forgia? Perché fondamentalmente credo che se comandavi la forgia, comandavi tutto. Anche se c'è da dire, c'è da contestualizzare, magari non è propriamente così, perché l'Eterio, come abbiamo capito, era difficile da estrarre. Quindi, sicuramente non si estraeva qui dove c'era la forgia, sto supponendo, eh. Quindi c'era bisogno di fare accordi. Metallo 2 Hammer mio. Martelli normali, un albero rinsecchito, grazie a Dio, perché cioè, se l'albero era ancora in fiorescenza dopo 1000 anni, Portana Troia era l'albero più antico di Skyrim. Ma credo anche di Tamriel, forse. Io sto sempre parlando con loro sperando che mi dicano qualcosa di interessante. Però sicuramente quello che possiamo notare, signori, è che ci sono i cosi. Appunto. Andiamo di nuovo di frecce. Prima a destra. Ok, le statue hanno iniziato a sputare acqua. E si sono accese le luci. Tra l'altro queste hanno più senso perché hanno una forma un po' più elettrica, diciamo. The sharp rocks, the deadly traps, the still air. It's not so bad. Oh, che carino Inigo, però. Yes, my friend. Inigo, capisco che vuoi parlare, però non fare lo stronzo perché mi hai tolto la voce di. Che più come si chiama? Katrina, perché la chiamo ogni volta Carla, io porto Giuda. Ok, mi sto muovendo lentamente, signori, più che altro perché voglio capire. Guardo colonne, cose, nella speranza che di ricevere un pochino di informazioni. Perché salvata? Aggiunto automatico. Bene, signori, diamo anche un'occhiatina ai commenti a questo punto. Mi sembra una pessima idea buttarmi lì a pesce morto. Quindi. Non lo so se buttarmi o meno. Non lo so. Comunque, a parte questo, ora ho dato veramente un'occhiata ai commenti rispondendo a Dovahkiin Slayer, che ha scritto che dovrei usare forze inesorabili nelle città per ottenere gli urli. Prima di tutto, no, non ti preoccupare se sei ripetitivo, tranquillo. Non l'ho usato fino ad ora più che altro perché gli urli non mi fanno impazzire letteralmente. Non mi fanno letteralmente impazzire come in generale. Io mi siedo sul tavolo. Che significa? Ah, ok, ti siedi qui. Pensavo ti siedi proprio sul tavolo. Dicevo, comunque non mi fa impazzire per il semplice motivo che non uso moltissimo gli urli, perché gli urli comunque un po' di XP te la tolgono. Conviene molto di più ammazzare persone con spade, incantesimi, archi, che usare gli urli, perché gli urli non ti sale nessun albero di abilità. Per questo io evito di utilizzarli, che poi evito. Li uso qualche volta, però non voglio potenziarli così tanto che con un urlo sbaraglio gli interi nemici che mi trovo di fronte. Maybe we should ready our weapon. Sì, credo che hai ragione, mio caro amico. La forza. Sì. Leviamo di mezzo il vapore, così potremmo dare un'occhiata. Però vi dico, fino a quando non esce qualcosa, equipaggiamoci giusto le spade. Ok. Uno. Secondo me è un'idea di merda quella che stiamo per fare. Perché se chiudiamo il vapore non voglio che venga convogliato da qualche altra parte. Tipo in un centurione duene. Ok. Dannazione, ma cosa? Ready. Bene, possiamo farcela. Forza. Per ora. Ragno alterato. Quanto cazzo me ne frega che sei alterato, cioè. Ma dai, per favore. Fai pena. E un altro se n'è andato, qualcuno? Palle Dwemer. No. Che cazzo di ragni sono? No, si sono riaperti i vapori. Si sono riaperti i vapori, signori.
Forse è stato più male di quello che pensassi, eh. Non per altro, ma perché ci sono giusto un po' troppi. Ma porco Giuda, se fate male. Burido. Burido di puttana. Ok. Abbiamo finito? No, manco per il cazzo. Porco Giuda, ma da fuoco sto bastardo. E ora? Che cazzo ne so, abbiamo sterminato metà dell'arma. Perché non sto zitto? Perché porco Giuda non sto zitto? Sapevo che gli sarebbe uscito. Ma è un po' più grande del solito o sbaglio? Sì. Decisamente più grande del solito. Sai che ti dico? Ma proprio di cattiveria lo affrontiamo, petto per petto. Vieni qui, il mastro Fabbro. Ok. Questo effettivamente è tanta roba. No, dai, pensavo che eri più forte. C'è da dire. Pensavo che eri più forte. Non ci posso credere. È tutto vero. Ce l'abbiamo fatta. Yay. Resta solo una cosa da fare. Dobbiamo assicurarci che funzioni. Che sia la vera forgia di Eterio. E come facciamo? Forgiando qualcosa, ovviamente. Fai pure. Dopo tutto il tuo impegno, l'onore spetta a te. Cerca i materiali da costruzione. Forgiare qualcosa, come? Non c'è Eterio qui. Dannazione. Un momento. Ma sì che c'è. I frammenti che abbiamo raccolto sono di puro Eterio, ricordi? Non è molto, ma dovrebbe bastare. Beh, insomma, è un pochino poco più che altro. Con i frammenti e i materiali che ci sono qui, dovremmo avere tutto il necessario. Credi che da qualche parte ci sia altro Eterio? Non lo so. Sinceramente non lo so. Dopo tutti questi anni è già un miracolo che sia rimasto questo. Meglio di niente. Potrebbe essere l'unica possibilità di usare la forgia. Ok. Però dal momento che ci dice usa i materiali da costruzione, un'occhiata gliela do. Prima di tutto è interessante il fatto che uno, questo Dwemer è fighissimo. Questo costrutto Dwemer è letteralmente fighissimo. L'unico problema è che di fatto questo ci fa sperare in un nuovo percorso di lore. Perché i Dwemer, per quanto hanno usato i costrutti per tanto tempo, non l'hanno mai usato per, diciamo, automatizzare la costruzione. Ok, quindi per intenderci non costruivano due animuncoli, meccanismi che costruivano a loro volta altri meccanismi. Al massimo costruivano i ragni, ma servivano semplicemente come forza lavoro supplementare. E anche se fosse, per come vedete, i ragni Dwemer, per come sono piccoli, cioè, guarda qui, non è che potevano scolpirti un Davide di Michelangelo, potevano costruirti questa intera sala. Comunque, al massimo avrebbero potuto... baule. Al massimo avrebbero potuto costruirti, cioè scavarti la zona dove poi sarebbe entrata... cioè dove poi avrei qualche nano... scalpellino, sì, c'è scalpellino, ci stavo pensando, avrebbe in seguito scolpito tutte le colonne e tutto il resto. Questo perché? Ok. Dicevo, questo perché lo dico? Beh, semplicemente per il fatto che voglio evidenziare la questione che comunque i Dwemer usavano le macchine, ma le macchine le vedevano sempre comunque come un supplemento. Magari erano la spina dorsale del loro esercito, magari erano la spina dorsale della loro forza lavoro, ma comunque in generale il lavoro più specifico di scultura della roccia, di forgiatura in generale, di tutto il resto, era fatto dagli stessi Dwemer. Quindi mi ha fatto pensare, appena ho visto il Dwemer, che ho detto porco Giuda, il mastro forgiatore, vuol dire che per la prima volta vediamo un animuncolo Dwemer usato per costruire.
E invece no, è semplicemente chiamato così per, diciamo, giusto per dargli un nome, ma è il guardiano della forgia, non il Mastro Fabbro nel senso che lui fabbricava, anche perché questo lo possiamo notare dagli arti. Al massimo qui sulla destra, se riesco a spostarlo, non riesco a spostarlo, il massimo tornate indietro nel video, ha un martello, ma non è di fatto un martello da fabbro, e ha anche un'ascia che non serve un cazzo nella forgiatura, quindi di fatto... Tra l'altro guarda qua che figata. PS, la prima volta che in Skyrim vediamo la lava, c'è da dire. Questo giusto per contestualizzare il fatto che nonostante tutto... I Dwemer, cioè non dobbiamo lasciarci ingannare dal fatto che quello lì magari è un Dwemer che costruisce altri, cioè un Dwemer, un animuncolo che costruisce altri animuncoli, perché è importante specificarlo, perché ok che le rovine Dwemer sono abbandonate, ok che gli animuncoli funzionano ancora, ma se avevamo animuncoli che costruivano altri animuncoli sarebbe stato abbastanza drammatico, perché probabilmente ci saremmo ritrovati in un momento in cui dalle rovine Dwemer si sarebbero vomitati fuori tutti questi costrutti e avrebbero fatto un sacco di casino su Tamriel. Quindi credo che sia stata anche una scelta pragmatica di lore il fatto che i nani comunque si affidano alle macchine, ma non così tante da permettere alle macchine stesse di sostituirli. Giusto un piccolo contesto, nel mentre stavo anche un po' esplorando per trovare qualcosa di carino e interessante. E... di fatto comunque se vede tutto questo, PS, non è la prima volta che i nani sfruttano la lava o comunque un vulcano, una roba simile per costruire. Pensate a Morrowind in The Elder Scrolls 3, se volete c'è anche la serie sul mio canale, link, piccolo momento pubblicità. Molte fortezze, anzi la stragrande maggioranza delle fortezze naniche sono costruite intorno alla Montagna Rossa, che è un vulcano enorme. Infatti è praticamente comunissimo entrare in una rovina Dwemer a Morrowind e trovare fiumi di lava che ti scorrono sotto il pavimento praticamente. Cerca materiali da costruzione, ma a me tutto questo non mi serve. Io preferivo che mi sputavi fuori qualcos'altro di etereo. E ora salviamo e vediamo un po' cosa cazzo ci può sputare fuori questa forgia. Cos'è? How are you doing, my friend? No, non è il momento di salutarci, però. Facciamo un bel salvataggio per sicurezza, eh. Varie. Ah, ok, solo tre oggetti. Bene. I don't know if this is the best time to be sitting around. Allora, abbiamo il bastone di etereo. Evoca un ragno una sfera nanica per 60 secondi nel punto indicato da chi lancia la magia. Sì. La corona di etereo conserva la benedizione dell'ultima pietra guardiana da te posseduta, dandoti i suoi effetti in aggiunta a quelli della tua pietra attuale. Ah, quindi fondamentalmente possiamo attivare due pietre guardiane. L'altro è anche molto bello esteticamente. Inigo, però stai cagando un po' il cazzo a furia di parlare. I nemici colpiti da questo scudo diventano eterei per 15 secondi e non possono attaccare o essere attaccati. Questa è una stragrande figata. Però onestamente non so quale forgiare. Più che altro perché lo scudo fa 72 di difesa, il nostro fa 150. Ora, non per niente, ok che l'abbiamo forgiato anche con una forgiatura elevata, qui semplicemente stiamo forgiando lo scudo, non lo stiamo potenziando, però comunque non arriverà mai a 150 di armatura, e anche se fosse a un oggetto unico, preferisco in generale averne uno forgiato da me e potenziato da me, magari anche un pochino più debole, però ha tutto quel percorso un po' simpatico e divertente del fatto di l'ho forgiato io. Quindi paradossalmente vi direi non tanto lo scudo. Are you considering our next move? Here is my plan. Kill everything. Però la corona, però sì, Nico, stai cagando il cazzo e devi stare zitto. La corona di Eterio vorrei fare, più che altro perché mi sembra particolare. Cioè esteticamente è quella che mi piace di più, poi non la indosserò mai, è chiaro. Anche perché se ero un mago, ok, mi indossavo la corona di Eterio, però avrei preferito di più mettermi una corona o comunque un elmo
che gli posso mettere degli incantesimi sopra. Lo scudo di Eterio è carino, però è un normalissimo scudo Dwemer alla fine, con dettagli come tipo lo scudo Dwemer Swarovski, ok ragazzi, con tutti i diamantini, lo scudo Dwemer da Trapper, ok? No, quelli normali che hanno lo scudo tutto dorato, poi ci sono i Trapper che si fanno mettere tutti i diamantini, le cose. Bastone di Eterio, semplicemente fa proprio cagare, credo sia la roba più inutile. Ok che evocano un coso per 60 secondi, però ti dirò, cazzo me ne faccio. Quindi tutto questo, ti dico, opto per la corona di Eterio. Anche perché è quella che vale di più, ma più che altro perché ha l'effetto più particolare, per quanto si possa dire più particolare. Lo scudo carino, però di fondo quello è il problema, non credo di usarlo. Non credo minimamente di usarlo. Perché fino a quando la userò, diciamo... Vorrei fare un test, eh. Cioè forgiarlo e potenziarlo al massimo. Fatemi dare un'occhiata. Ok signori, sono andato a dare un'occhiata. In realtà vi posso dire che lo scudo sembra un dilemma, è molto più scomodo di quello che sembra. Il semplice motivo che quando dai la scudata, praticamente il nemico è come se ha l'effetto paura. Il problema è un altro, che se io sto combattendo uso spesso lo scudo. Quindi tu immagini ogni volta che dai il colpo a una persona che quella diventa eteria e se ne scappa e la devi andare a inseguire. O comunque rimane lì che ti caga il cazzo. E anche se fosse, potenziandolo non arriverà mai alle scaglie di drago. Quindi, signori, andiamo. Di corona di Eterio. Vai. Uff. Una corona magnifica. Non potevo chiedere di meglio. Tu, io. Ce l'abbiamo fatta. Ora nessuno potrà negare la nostra eccezionale scoperta. Ma lo dovremmo dire a qualcuno per dirlo. E ora? Per quanto mi riguarda, ho fatto ciò che volevo. Ma tu, porta questa scoperta nel mondo. E se qualcuno te lo chiede, digli che l'abbiamo fatta insieme. Non c'è altro Eterio? Non lo so. Sinceramente non lo so. Dopo tutti questi anni è già un miracolo che sia rimasto questo. Complimenti e grazie, Caterina. A lungo ho atteso questo momento. Alla fine l'abbiamo trovata. Ora posso finalmente riposare. Addio, e che la vita ti porti felicità e gloria. Addio, Caterina. Oh, mi ha fatto pure l'inchino, che carina. Vieni. Something on your mind? No, ma nemmeno nella tua testa, a quanto pare. Let us go. Bene signori, quindi ora abbiamo la nostra coroncina di Eterio praticamente. Corona di Eterio. Che è anche molto carina, c'è da dire. Magari io non la userò, però potrei darla alla mia ipotetica futura moglie. Cioè comunque è una corona unica, guarda lì. Non ci sono molte corone uniche. Death and metal. Ho capito Nico, ho capito. Nel mentre, rispondendo ai commenti, partiamo, più che altro continuiamo da Stefano, che effettivamente mi ha confermato che nello scorso episodio non ero un pazzo, quel Draug di fatto aveva un anello sospeso, che a quanto pare, come dice Stefano, sia tipo la custodia, o insomma dove si infila l'ascia. Per il resto sì, comunque mi ha deluso un po' il dungeon, perché comunque come dice anche Stefano non c'era granché, c'era solo un urlo che credo non useremo quasi mai di fondo, quindi vabbè, quantomeno ci si accontenta di quello. In seguito, rispondendo a Byron, che ha scritto un commento molto interessante, praticamente ci diceva che gli antichi Nord praticamente sapevano usare in maniera abbastanza comune gli urli, tant'è che non avevano nemmeno sviluppato grande tecnologia d'assedio, perché quando assediavano le città le assediavano direttamente con gli urli. E io ti direi, ok, finalmente sono andato a controllare questa cosa ed è vera. Il problema è un altro. Perché allora prima era così diffusa e ora non lo è per nulla? Cioè, io oggettivamente, anche come Accademia di Winterhold, mi sarei concentrato tantissimo su questa cosa, perché di fondo il problema, vi ripeto,
Non è che un tempo si usavano gli urli, ok, ci sta anche che questa conoscenza sia stata perduta nel tempo. Il problema è un altro, è che praticamente ora, ogni volta che entri in un cazzo di tumulo, c'è uno che ti urla addosso, cioè non fai in tempo a urlare, non fai in tempo a entrare, un fusso da ti si riporta fuori a calci in culo, cioè entri, apri la porta del tumulo, fusso da, boh, fuori. Ecco, quindi il problema è quello, perché di fondo se tu me li metti così comunemente, crei un errore nel gameplay, perché tu mi dici, ok, sì, chi se ne frega, li hanno messi lì semplicemente per il gameplay, ci sta, ok, sì, però se vogliamo trovare una motivazione di lore, è un po' una fallacia, per il semplice motivo che se è così comune, dovrebbe attirare le persone a capire e a studiare i Tuum. Invece i Tuum nessuno li studia, sono qualcosa di astratto, barba grigia un pochino lo sanno, fine, non si ha questa conoscenza matematica del Tuum. Questo semplicemente per dire che, appunto come hai detto anche tu, Byron, c'è un attimo un buchetto di trama, non si sa il perché hanno smesso di usarli, non si sa il perché comunque tutti i Draug praticamente sanno farlo. Ma fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a mettervi che tempo tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio. Qui spalle a spalle con Inigo.